Adesso purtroppo parliamo di un grave incidente sull'autostrada A2 ad Eboli, dove un camion si è ribaltato e è andato a finire contro l'auto in corsa. Il maxi incidente ha provocato lo scontro tra ben 7 veicoli, purtroppo ha provocato la morte di 2 persone. Vediamo tutte le news e i dettagli nel servizio di Daniela De Vecchi. Drammatico incidente lungo la 2 questa mattina, intorno alle 10, nei pressi dello svincolo di Eboli, in direzione sud. Il sinistro, innescato dal ribaltamento di un tir, ha coinvolto 8 automezzi, causando la morte di Mario Valiante, di 65 anni, fratello di un ex sindaco di Baronissi, e Vilma Fezza, di anni 64, entrambi di Salerno. Il terribile incidente ha portato alla chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni, provocando un blocco totale del traffico e gravi ripercussioni anche sulla trafficale statale 18, uscita obbligatoria a Battipaglia. Centinaia le persone bloccate nel loro veicolo, alcune sono anche svenute a causa del caldo. Accorse sul posto le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale per soccorrere i feriti e gestire l'emergenza. Gli operatori hanno lavorato duramente per liberare la carreggiata e ripristinare la circolazione. Ancora ignote le cause del ribaltamento del tir. Le indagini sono tuttora in corso. Gravissimi disagi per gli automobilisti. I volontari dell'Humanitas, giunti immediatamente in zona, hanno distribuito di loro iniziativa 600 bottiglie d'acqua, ma 2 bambini sono stati portati in ospedale per accertamenti e un'anziana in crisi respiratoria è stata immediatamente soccorsa. Ovviamente io vi invito a restare aggiornati sul nostro portale www.nanotv.it e su tutte le nostre pagine social.